Offrire una spinta propulsiva passando dalla fase della richiesta a quella dell'azione, puntando a far tornare ad essere la città com'era, leader nell'area centrale della Calabria e nell'intero panorama regionale. Sono queste le ambizioni e le prospettive enunciate durante la presentazione a stampa e cittadinanza della lista cittadina Catanzaro 1594, pronta alla sfida elettorale nelle prossime comunali alle porte. Un nome che ricorda una data importante per la città di Catanzaro, una squadra variegata costituita da professionisti ambiziosi e cittadini volenterosi, una sfida abbracciata con entusiasmo e voglia di arrivare fino in fondo. Sembrano avere le idee chiare i coordinatori Antonello Talerico ed Antonio Borelli, quest'ultimo già candidato qualche anno fa a sostegno di Salvatore Scalzo. Siamo consci del fatto che i problemi di Catanzaro non sono semplici da risolvere, tuttavia è solo iniziando un cammino virtuoso che si potrà pensare di invertire l'attuale tendenza negativa. Ed i professionisti di questa città, specie se giovani, hanno il dovere di impegnarsi. Allora, innanzitutto io dico che è utile dire che ci siamo presentati per dire che ci siamo. E la cosa importante era questa, visto che noi abbiamo letto in questi giorni una parte della stampa citare alcune liste che addirittura non hanno neanche candidati. Noi stiamo lavorando, abbiamo già oltre 60 candidati, ce ne sono ancora altri che stanno per arrivare, anche perché l'incognita della candidatura a sindaco è un'incognita che lascia un po' tutti sospesi, no? Noi apparteniamo come collocazione, anche in ragione di quella che è la componente professionale tecnica, nel polo di centro. Quindi verosimilmente noi apparteniamo a quell'area che oggi è contraddistinta e caratterizzata da NCD e da UDC e dalle altre liste civiche. Penso che questa sia una componente civica molto forte, molto importante ribadirlo per il semplice fatto che non sono candidati che scendono in campo così con una mera velleità, scendono in campo per dare un grande contributo a questa città. E devono scendere in campo naturalmente fornendo a questa lista un peso elettorale importante. Molti di noi si sono già misurati, hanno avuto un discreto risultato. Qual è il target e diciamo l'elettorato che vuole raggiungere questo movimento? Tutti. Tutti perché noi abbiamo un corposo programma che confluirà indubbiamente nel programma della coalizione, anche perché si tratta sostanzialmente di idee, si tratta naturalmente di macro aree che non possono essere escluse dalle altre componenti partitiche o politiche. L'obiettivo è di far tornare a brillare Catanzaro come capoluogo di questa regione, come città maggiormente attrattiva dell'area centrale della Calabria, e per fare questo è necessario un ripristino di una, probabilmente di riportare la politica al servizio e alla qualità che questa città merita.